ce la puoi farcela. Devi smanettare con OBS. No, il problema non è OBS. Non è OBS. Vedi che succede a non fare le live su Frostpunk. Questo è Wisa Channel che vuole che faccio le live su Frostpunk. Salve ragazzi, oggi parliamo di Morte Bianca. Parleremo di come non gioca su Frostpunk. Una scelta a dir poco discutibile, a dir poco criticabile. Faccio sempre. Va bene così. Sicuri? Lo posso cambiare, eh? No, no, non crasha più. Non crasha più. Però possiamo giocare ancora un po' con le impostazioni. Siamo in questo momento a 1300. Questa roba qui. E a me interessa la larghezza. Vai in windowed. Ma pensi che si veda meglio in modalità finestra? Se puoi ingrandirlo di un pochino, perché no? Guarda, io direi di provare così. Poteva non crashare? No! Non è crashato. Così com'è? Meglio? O peggio? Sì, i giochi vecchi danno problemi in full screen, ragazzi. Io ho uno schermo gigantesco. E questo è Windows 10. Questo non è un gioco che è stato pensato per questo schermo, per questo computer e per questo sistema operativo. Le dimensioni non contano. No, contano, fidati, contano, contano. Fidati, contano. Meglio? Dai, giochiamo così, dai. Poi, per una futura live, magari sistemiamo. Va bene? E allora iniziamo. Nuovo gioco! Che cazzo! Ma non si vede tutto così, giusto? È tipo solo la schermata di... Comunque, allora, io il personaggio me lo faccio così. Allora, togli tutta la fortuna intanto. Di forza deve avere almeno 6. Di endurance... tutto deve essere almeno 5, ok? Partiamo da questo presupposto. Di intelligenza deve avere... 8, 7... 3... Togliamo un punto a percezione, lo mettiamo sempre a fortuna. Fortuna non deve essere mai troppo basso. Allora, tutto deve essere almeno 5. Fortuna deve essere a 4. Forza deve essere a 6. Carisma a 7. E intelligenza a 8. Questo è il personaggio come me lo faccio sempre. Allora, le capacità mi prendo. Cosa mi prendo? Good Natured, sì. E poi mi prendo anche... Quando avrai i mezzi professionali, ricordati di ste live. Ciao Rexy. Queste sono le live che ricorderemo. Vi ringrazio che mi state supportando. Small frame. No, no, no. Facciamo qualcosa di diverso. Facciamo... qui è sempre difficile. Facciamo metabolismo veloce. Sì, facciamo metabolismo veloce. Oppure facciamo... No, no, metabolismo veloce, ok. E come abilità ci scegliamo, ovviamente, speech. Aspetta, ah, le devo deselezionare prima. Ci scegliamo... Science. E... Doctor. Oppure Repair. Sono indeciso. Vabbè, io sono più Doctor, quindi facciamo Doctor, giustamente. Però cazzo, Repair è più utile. In questo gioco Dottore serve solo a te. Quindi... Vabbè, famo Dottore, va. Done. You're here. Good. Eh sì. Non sai che fatica che ho fatto per arrivare fin qua. Controller chip for our water purification system.
La fisiologia di Ed ed Eddy. Sì, è Babbo Natale. Però con le sopracciglia tipo di... del cattivo di Hunger Games. Ma che fine ha fatto Hunger Games? È finito. Rieccomi, che mi sono perso? Niente, ti sei perso noi che smanettiamo col gioco. Questa parte la ometterò dal video che metterò su YouTube. Si vede bene, si sente bene, è fluido. Se si vede a pixel, ricordatevi che è un gioco di una certa età. Non è colpa del computer. Forse l'audio è un po' basso. Vabbè, non è un gioco che brilli per audio, insomma, non siamo qua. Hai ragione, forse dovrei cambiare il titolo della live. Lo chiamo ancora la filosofia di Nier Automata. Quello della live? No, lasciamo stare. Poi cambiamo nome. Allora. Eccoci. Oh, si vede bene. Si vede bene. Allora. Iniziamo. Prendiamo dallo scheletro proiettili, molto utili, e un altro coltello, poi ce lo vendiamo. Questo è Ed. Ed è morto. Oh, giusto. L'inventario come ce lo facciamo? Ci mettiamo un'arma primaria e un'arma secondaria, che non useremo ovviamente in questo momento. E i topi li ammazziamo tutti perché facciamo esperienza facile. Turno. Abbiamo ottenuto 25 punti di esperienza. Sono stato attaccato da una pantegana. L'ho mancata. L'ho uccisa. Bene, forse dovrei impostare però la corsa sempre, perché tanto alla fine... Pray for Ed. Che è morto, ucciso dal primo topo che ha visto. Hashtag Pray for Ed. Ed è Daddy, tra l'altro. È lui, Ed, quello alto. Quello alto con la faccia da scemo! Press F to pay respect. Pantegana assassina. Pantegana infame. Oh, ragazzi, si vede benissimo. È a maxi schermo, cioè schermo totale. Io non so come vedete voi, ma io sono molto soddisfatto. Perché è la prima volta che ci gioco su questo computer. Aspetta un attimo. Impostazioni. Dov'è corsa? Running. Always. Done. Ok. Pantegana infame, per te solo segnalazioni su YouTube. Minchia, l'ho mancata. L'ho mancata. Ho detto turno. Tra l'altro, a combattere con sti topi ti starei prendendo le peggio malattie, la scabbia, l'HIV. E ammazza. Sarò stu spacchi dopo. Oh.
Allora, pray for la live di morte. Re, a me si vede quasi in full. E bene, bene. Molto bene. Ah, che bello che è Fallout 1. Bel gioco. Gioco che si regge bene anche oggi. Ucciso brutalmente. Qua non ha senso sprecare proiettili, ovviamente. Sì, sì, è quasi in full. Perfetto. Non è in finestra, notate. Allora, io direi che per questa live uccidiamo tutti i topi di sta caverna, parliamo con tutti a Shady Sands, gli insegniamo come coltivare e troviamo la cura per... Sterminiamo i Red Scorpion e troviamo la cura. Ci prendiamo Ian come compagno e infine salviamo Tandy. Direi che è il top. Ah, e vendiamo le cose. Ah, e cerchiamo nel Vault 15. Ah, aspetta, quello potrebbe richiedere un po' di tempo perché ci sono tanti ratti talpa. Vabbè, vediamo quanto ci mettiamo. È che ci sono tanti topi. How many Panteganas are you willing to sacrifice? Mia, questa è una pantegana ninja, cioè sta evitando tutti i miei colpi. Cioè, vabbè. Ecco. Allora, queste sono le ultime, credo. Credo. Non vorrei dire una minchiata. Sì, sono le ultime. Dopodiché saremo fuori. Quante sono? Sono, minchia, sono 1, 2, 3, 4, 5, sono 8. 8, 9. Vabbè, le ammazziamo tutte così in fretta. Ah, ma solo una si è accorta di me. Sono tipo le pantagane Assassin's Creed. Sto per morire, ucciso dalle pantagane. Pantegana ninja che evita i colpi. Ok. Prendiamo uno stint pack. Ok. E se lo potessi usare sarebbe alquanto bello. È un dramma in Fallout 1 quando per sbaglio usi lo stint pack sui tuoi nemici perché sono tipo vicinissimi a te. Questi sono i drammi di Fallout 1. Dannate pantegane, se ne tornassero a casa loro in Islam. Arrubano lo spazio a noi umani. Sì, ma sta pantegana sta un pochino scassando. E muori. Allora, senti. No, 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 non sprechiamo punti sacri, però... Bastarda! Oh, 30 anni sta pantegana per morire. Una pantegana pensionata. Fuori due. Ne mancano 5. Anzi no, qua 5, 5. 4. Oh, due colpi. Pantegana is so cruel. Yes. Purtroppo mi devo prendere un altro steampunk perché... Aspetta, qua si poteva fare la roba del...
You fail to heal anyone. Sì, ancora non sono. Però è importante perché facciamo esperienza con questi topi. Una volta un fascista mi ha offerto una Coca-Cola e niente fa già ridere così. E beh, sì, è un po' contraddittorio, ma... Guardate che figo che lancia il coltello in aria. Dai, che mancano solo ste due topi. E poi ce ne andiamo. Aspettiamo che si avvicina o faccio io? Avanti, è morta tutta la tua specie. Puoi morire anche tu. Che cazzo vuoi fare da solo? Ti riproduci con i sa... infatti. Con i sas. Con i sassi. Bene, siamo liberi. Via, alla libertà. E abbiamo guadagnato un bel po' di punti esperienza. Per la prima volta nella tua vita vedi il mondo fuori. Vedi un canguro cornuto. Le ossa di un canguro cornuto. Allora, andiamocene al Vault 15. Siamo in viaggio da un giorno quasi. Quasi due giorni. Un villaggio. E che cosa sarà mai? Benvenuto, straniero. Per favore, togliti le armi che... Devo fare delle voci più simpatiche. Uè, uè, benvenuto, straniero. Benvenuto, vorrei delle informazioni. Voglio sapere cos'è questo posto. Questo è Shady Sands, una pacifica comunità. Abbiamo le nostre sistema di irrigazione e possiamo crescere il nostro cibo. E certo, avevate il FEV. E non abbiamo... Però abbiamo i Rad Scorpions e i Predoni che ci rompono i coglioni. Parlami di Rad Scorpions. Hanno preso mio fratello Jarvis e il Raslo, il nostro dottore, sta cercando un antidoto più veloce che può. Ehi, se, se puoi aiutarci, cercherò di... E adesso dici un po' di più dei Raiders. Ci sono diversi gruppi. Questa è perché nella versione originale del gioco ci dovevano essere tutti e tre i gruppi. Alla fine ho deciso di mettere solo i Khans. Ci sono diversi gruppi e noi... C'è una banda che sta qui vicino e stai attento. Questa qui dovrebbe essere Agatha. No, Katrina, Katrina. Dimmi di più di te stessa. Io sono cresciuta in un vault e ho vissuto lì per molti anni. Tuttavia era un vault molto affollato. Ci fu uno scisma e ci siamo divisi nei famosi quattro gruppi che vi ho insegnato. Il gruppo di Shady Sands, il gruppo dei Khans, il gruppo dei Vipers e il gruppo dei Jackals. Cosa dovrei fare? Se sono ferito, dovresti parlare... Se non puoi andare con un dottore, dovrei curarti da solo, con gli steampunk. Dove posso tenere un migliore equipaggiamento? Beh, o sciacallaggio oppure devi barattare. Come si baratta? Ci si scambia le cose. Dimmi di più su questo posto. Questo è Shady Sands. Siamo una piccola città tranquilla. Aradesh è il nostro leader. England is my city. Dimmi del resto del mondo. Non si ricorda molto. Parla con Jan. Abbiamo ottenuto 250 punti di esperienza per tutta la discussione che abbiamo avuto con Katrina. Quindi vedete, è un gioco che ti premia perché parli con la gente. Questi sono i giochi di una volta. Adesso vediamo se possiamo compravendere un po' di roba. Quanto mi dai, per esempio, per... No, non dobbiamo assolutamente compravendere perché... Con questo tizio...
dobbiamo comprarci la corda. Baratto. Quanto costa la corda? 20. Per un coltello quanto mi dai? 40. Allora dammi pure 20 tappi, pezzente di merda. Il brutto di Fallout 1 è che devi farti manualmente i tappi che vuoi. Ed è molto brutto perché se compri per tante cifre... Offri. Parla. Grazie, buona giornata. Questo pilastro, gli uomini del pilastro, che racconta le storie del popolo di Shady Sands. Morte Bianca, cosa ne pensi della saga del gioco di Metro e del nuovo gioco in uscita? E beh, io adoro Metro, l'avete visto, ce l'ho pure installato, e non vedo l'ora che esca il nuovo Metro, io ho pure letto i libri, anche quelli italiani. È veramente un bel gioco. Allora, sono Raslo, che posso fare? Sono stato avvelenato, eccetera. Posso solo dirgli ste cose. Poi c'è anche questa funzione simpatica che non c'è più stata in nessun gioco, praticamente. Quella del tell me about. Tu gli scrivi una parola tipo Rad Scorpion. E ovviamente quasi mai ti rispondono perché deve essere la parola precisa. Allora. Cerchiamo Ian. Eccolo qua. Ciao, straniero. Sembri nuovo da queste parti. Qual è il tuo nome? Oh, cazzo, non ho messo il nome. Vabbè, Albert. Piacere di conoscerti. Mi chiamo Ian. E che fai da queste parti? Beh, ero una guardia per una mercanzia diretta al lab, però siamo stati attaccati e per questo sto qui. Visto che le persone mi hanno aiutato a guarire. E occasionalmente vado a visitare Junktown o Lab per fare un po' di commerci, visto che sono l'unica persona che ha lasciato mai il villaggio. Mi dispiace per la tua ferita. Dimmi dei Raiders. Ci sono tre gruppi, i Vipers, i Khans e i Jackals. Dimmi di Shady Sands. È una città autosufficiente, plagata da queste cose. I Rad Scorpioni sono molto pericolosi, hanno il veleno. Sì, bisogna stare attenti perché sennò ti avvelenano e ti rimane la perk avvelenato che te la devi risolvere. No, aspetta, che cazzo, devi parlargli. Dimmi di Set, che è il capo delle guardie, quello che poi sposerà Tandy. Sì, gli devi parlare, lo devi convincere a unirsi a te. Puoi dirmi le direzioni per Lab e Junktown? Le abbiamo ricevute. Ehi, mi sarebbe utile il tuo aiuto. È un'offerta che mi tenta, però... vorrei 100 tappi. Invece se ci divertissimo solo con un po' di azione, avanti! Va bene, ti aiuterò. È stato facile. Se hai il carisma alto, puoi farlo. Ora, questo è il più grande rompicoglioni della storia. Adesso andiamo a insegnargli la rotazione triennale a sti buzzurri. Lui? Sì, lui. Ciao. Come ti chiami? Curtis. Dimmi del tuo villaggio. Sì, va bene, siamo tanto bravi. Che stai facendo? Perché hai tutto il campo completamente piantato? Potresti fare la rotazione triennale. Rotazione triennale. E che cazzo è? Ma che cazzo ne so? I vaccini causano l'autismo. Scopare! Devi piantare solo una parte delle piante, lasciando che il resto del terreno si ricarichi di nutrienti. E in questo modo... Che le piante utilizzano. In questo modo puoi fare una rotazione del terreno ogni volta e così aumenti molto di più la produttività. Non ci avevo mai pensato. C'hai ragione. Forse i vaccini non lo causano l'autismo, dopo tutto, l'autistica. Grazie. 500 punti, abbiamo salito di livello. Allora, come si faceva quando sali di livello? Ciao. Allora.
possiamo sceglierci. Per ora. Allora, cosa ci scegliamo? Io direi Small Guns e. Small Guns. Anzi, no, direi Small Guns e. E Lockpick. Sì. Che bifolco gentile. Un altro campo di Minutemen chiede il tuo aiuto. Sono già qui, tipo. E anche di riparazione, che mettiamoceli 4 punti. Ok. C'è altro? Done. Non credo ci sia altro da questa parte. Controlliamo in questo edificio, giusto per sicurezza. E se no, andiamo a parlare con Aradesh. Non c'è niente niente, siamo sicuri, vero? Va bene, tutti quanti insomma ci raccontano la stessa favoletta, che loro coltivano la terra e stanno tranquilli. Benissimo. No, un vero bifolco avrebbe parlato in dialetto strettissimo. Beh, cammina. Ah. Andiamo a parlare con Aradesh, la prima talking head del gioco. Letteralmente testa parlante. Anzi no, prima dovremmo parlare con la figlia. E dove minchia sta proprio? Ah, eccola qua. No? Dove cazzo stava? Eccola qua. Hi. I heard there was a traveler in town, but I was kind of skeptical until I saw you. Come gli rispondo? Mi chiamo Alberto. Il nome è Albert, ricordatelo. La seconda, dai. Oh. Neanche si è incazzata subito, non me la ricordavo questa reazione. Sì, va tutto bene, chiedimi qualcosa. Allora, cosa c'è da queste parti? Grazie. Che succede da queste parti? Gli italiani durante la prima guerra mondiale. Sì, c'è la guerra. Cioè, lo so che stanno morendo un sacco di persone. Non è una cosa brutta, pace, pensieri e preghiere. Però non ci hanno colpito ancora. Quindi, cazzo, che bello. Entriamoci, mi sembra una bella idea. Hai sentito storie da sud? Va bene. Però qui è sicuro. Perché non te ne vai? Va bene. Ciao ciao. Parliamo con Aradesh, seconda testa parlante del gioco. Allora, gli possiamo dire che siamo di un villaggio, però lui conosce la zona e quindi inizierà a romperci i coglioni. Ma che villaggio? Ma da dove? Da dove? Da dove? Oppure gli possiamo dire che siamo di un vault, però quello ci prende per pazzi. Anche se letteralmente loro sono discendenti di abitanti del vault, quindi non dovrebbero. Quindi, gli possiamo dire che sto salvando la mia intera popolazione dalla distruzione, ma secondo me è ancora peggio. È inutile che facciamo gli elusivi, però io direi. Vabbè, facciamo i sinceri. Wanderer, I shall believe you.
Certainly. What do you wish to know? Junktown lies south of here, though there is little in the way of visitation. From stories, I'm certain there are cities south of that. Certainly. What do you wish to know? Oh my, yes. Great packs of rad scorpions are killing our herds. We don't know where they're from, and no matter how many we kill, there's always more. And now the monsters are attacking my people. Braslo is trying to find a cure for their poison, but I'm not sure how it goes. Ti aiuterò a combattere quelle cose. Yes. Please, talk to Braslo. He possesses far more information on these creatures than I. Sì, puoi collaborare con il mio canale, dai, tranquillo. E subito, sì. Braslo! Coso? Io Jan me lo immagino come Jan Solo, uguale proprio. Cosa sai dei Rad Scorpion? Sono molto versioni molto grosse dello scorpione imperatore americano. E il loro volume veleno è diventato più potente e non si è diluito man mano che sono diventati più grossi, come mi aspettavo. Seth li ha cacciati, il che aiuta i miei test. Notare, lui dice: non capisco come fa una creatura così piccola ad essere diventata così grossa anche con le radiazioni. Lui è un medico, quindi giustamente sta facendo notare che c'è un'incongruenza. Lui non lo sa, ma è colpa anche del virus FEV. Guardate qua la lore che era nascosta ai tempi. L'anima di Fallout. Sei molto ben istruito, che ci fai qua? Io ero un allievo di Dr. Morbid a Junktown. Dr. Morbid, sapessi quante cose. Comunque non significa che siamo più ignoranti soltanto perché viviamo in case di pietra. Sei offeso. Levati, Ian. Puttana Eva. Ian, ti levi dal... questa è la prima di una lunga serie di conflitti. Cammina. Adesso gli chiediamo di portarci dai Rad Scorpions. Io ti ci posso portare, ma non verrò con te. Sei sicuro di volerci andare? Sì, cazzo! Oh. Allora. Dove cazzo sta la pistola? Qua. Uno. E due, ci mettiamo... coltello o Stimpak? Facciamo Stimpak, perché qua, insomma, nemico serio. Allora, eccoci qui. Eccoli. Guardate quanto sono grossi. Sono dei cavalli, praticamente. Fuga. Bravissimo. E prendiamo la coda. Che possiamo vendere e utilizzare per fare antidoti. Quindi molto utile. Mancato. Vai Ian, pensaci tu. Sì, bravo, vai a uccidere lui, non pensare a me. Bravo, vai. Scaricagli tutto il caricatore. Poi mi prendo però il merito io. Aia. Ucciso? Ah, cazzo. Eccolo qui. Non si vedeva un attimino. Prendiamo anche questa coda. Un altro problema di Fallout 1 è che tu non puoi scambiare gli oggetti con i tuoi compagni. Devi barattarli. Quindi gli devi comprare e vendere le cose ogni volta che te le vuoi prendere. Che è una cosa ridicola. Ora, non so se l'hanno cambiato con la versione di Steam, però non credo. Questa è la Fallout Anthology. Intanto, vediamo cosa mi avete scritto. Come cazzo mi chiamo? Albert, ah sì, me lo devo ricordare. L'Alzheimer è una cosa brutta, ragazzi. Mancato, ma proprio malissimo. Beh, che succede? Ah, posso riprovare? Colpito. Fuga.
Quando fai la collaborazione con Victor Laszlo, abbiamo deciso che parleremo insieme, sempre se ovviamente, cioè abbiamo deciso di farla, poi a meno di imprevisti, parleremo insieme di una serie TV che è molto richiesta. E sarà non la prossima recensione, ma quella dopo. Quando una collaborazione con Zeb89 per parlare della lore di Ultimate Arena. Aia. Sono stato avvelenato. Sì, Ian, ti puoi rendere utile? Cioè, quello se ne sta lì. Bene, ti sei svegliato, eh. E arriva un solo colpo e combina la base. Ci sono da 3 ore che ci lotto con questo e non riesco ad ammazzarlo. Arriva lui. Vabbè, dai, ci penso io. 5 secondi. Ma vaffanculo, Ian. Occupiamoci di questo che lo vedo isolato. La prossima live, ovviamente, ora che abbiamo imparato come si fa, verrà molto meglio. Bravo, Ian. L'ho mancato. Se sta avvicinando, se sta avvicinando! Levamelo! E che schifo. Oh, ricarichiamo. Il gioco è realistico, giustamente. Ecco che arriva lo scorpione. Beh, 4 punti. Lui gli toglie 22 punti con un solo colpo e lo uccide. Mi raccomando, carichiamoci di code e di scorpioni come se non ci fosse un domani. Oh. E pure il prezioso ci mette 9 anni a sparare, esatto. Fa il fenomeno con la super pistolona. È inutile che ti vanti e fa sì, l'hai ucciso, bravo, bravo, bravo. Apriti un canale YouTube, forza. Si vanta pure. Mancato gloriosamente. Lo scorpione si è svegliato incazzatissimo, giustamente. Ma Ian quanti turni ha diritto? Cioè lui 89 turni, io un turno e manco. Per ora ho ancora spazio da trasportare, benissimo, perché questi saranno tutti antidoti che poi posso rivendermi a non poco prezzo. E vaffanculo. Prossimo livello tutto sulle armi. Tutto sulle piccole armi. Fino a quando non siamo all'80% proprio non mi fermo. Sì, Ian, però qualcuna falla uccidere anche a me. Ho finito il peso. Quindi devo parlare con Ian. E mo non lo so come si risolve sta cosa. First aid. Ah no, aspetta. Ah, siamo ancora in combattimento. Cazzo. Cioè, non l'ho capito. Ho mancato il bersaglio e mi è pure caduta l'arma. Cioè, ma siamo a dei livelli di sfiga. Dai Ian, facciamo fuori, questo è l'ultimo scorpione. Aia. Dai, buono.
Fermo. Baratto. E mo devo barattare con lui. Ma è una cosa assolutamente ridicola. E dammi dei tappi. Cioè, è ridicolo. Ci dobbiamo comprare e vendere le cose tra di noi. Molto bene. Non ho abbastanza spazio. Devo vendergliene ancora uno. Baratto. Ovviamente, come in tutti i Fallout, nessun mercante è mai esente da una compravendita. Quindi tu gli puoi vendere la merda. Ah, no, volevo dire. Gli puoi vendere la merda in cambio di un Fatman. E lui accetta, non protesta. Bene, andiamocene. Abbiamo finito. Non ci sono più scorpioni. Ciao, Triton. Morte bianca, porterei mai un video su Assassin's Creed? Certo che parlerò di Assassin's Creed. A dire il vero, mi pare sia pure nel trailer. Aspetta, controllala sta cosa. No, niente. Come se non avessi detto niente. Ricarica e via. Torniamo a Shady Sands. Sono ancora avvelenato, quindi mi devo sbrigare a farmi curare. Ciao, ti vendo questa carne di scarafaggio radioattivo per quell'armatura atomica. Mi sembra effettivamente conveniente, affare fatto. Gli diamo le code e lui mi regala dei campioni di antidoto. E abbiamo ottenuto 250 e ci alziamo di livello. Yes! Allora, come ho detto prima, tutto sulle armi piccole. Tutto. Tutto. E non ci fermeremo fino a quando non saremo all'80%. Done. Già che ci sono, mi sono fatto curare. Andiamo a prendere i ringraziamenti di Victor Raslo. Yaradesh. Non preoccupatevi, ho distrutto il nido. Ciao ciao. Oh, così. Ho salvato. Oh, vi ho trovato una cura per l'antidoto. Ho salvato uno dei vostri dalla morte. Ho distrutto anche il nido dei radioscorpioni. Così potete vendergli gli antidoti. Ciao ciao. Non mi ringraziare troppo, per favore. Adesso facciamo così. Curiamo il nostro amico. Tieni. Abbiamo curato Jarvis. Oh, grazie per avermi salvato. Dimmi di tuo fratello. Seth è molto bravo. Subito si è ripreso. Dimmi del tuo villaggio. Siamo tanto bravi, siamo tanto belli. Sorrisi e preghiere. Vendiamogli... Vabbè, non possiamo venderli. Per ora la mia salute massima sono 40 punti. Adesso noi ce ne andiamo al Vault. Cerchiamo di
di recuperare il di vedere il chip. Noi non lo troveremo ovviamente, lo sapete già, però cerchiamo di ottenerlo, facciamo un po' di esperienza, lootiamo tutto e poi ce ne torniamo qui e salviamo Tandy e finiamo la puntata, direi, di Fallout. Vault 15. Poste Italia, ne. Occhio che ci stanno i topi. Anzi, le pantegane. Stavolta via di pistola o via di coltello? Mi sento quasi in colpa a sprecare proiettili su dei topi. Facciamo coltellazzo. Ah! Però forse dovremmo tornare, minchia, sì, perché siamo belli pieni. Quando c'era lui non si vendevano i salami a testa in giù. Bravo, ammazzali tutti. Bravissimo, spreca tutti i proiettili tu. Ora, non so quanto loot c'era in questo vault, però spero non troppo. Cioè, spero non troppo. Spero cose tipo tappi, munizioni, cose che non pesano. Il vault, se non sbaglio, sono 3 piani compreso questo. Quindi questo è il primo piano. Re, fai i salvataggi. Vabbè, ma so topi. Non mi mettono in difficoltà. Che vuoi che sia? Ah, notare che La porta del vault è stata distrutta con un'esplosione. Oh minchia, eccolo qui. Come si chiama? Mascello. Oh porca, ho sprecato punti. Ah, ok. Mi fanno riprovare. Colpito? Bene, scappa. Scappa. Colpito, scappa. Ucciso. Missili. Questa è roba che puoi vendere. Peggio delle cucine di un ristorante cinese. Ma perché premo ogni volta l'inventario e spreco punti? Muori! Topastro, come diceva Oliver Twist. Cioè no, Oliver Twist, Oliver and Company. Sta zitto, topastro. Ian, non sparare. Ecco, bravo. Ci siamo salvati da morte certa. Restano 3 topi in questo primo piano. 2 topi. E una finestrella piena di loot molto interessante. Andiamo subito a vedere cosa c'è dentro. Dentro c'è... medikit e steampunk. 4 per giunta. Molto buono. Affrontiamo l'ultimo topastro.
Vedo delle cose per terra, è una mia illusione o sono cose che si possono raccogliere? Controlliamo subito. Sì, sono dei flare. Ho visto bene. Molto bene, scendiamo giù. Sì, è rotto, ma per fortuna noi ci siamo comprati la corda. Che adesso useremo. Sull'ascensore. Eccoci qua. Armiamoci subito di coltellaccio. Allora, questo è il secondo piano. Se non sbaglio anche l'ultimo piano. O no? No, no, non è l'ultimo. C'è, perché c'è anche quello sotto. Qua ci stanno un po' di topi grossi e un po' di topi piccoli. Cerchiamo loot, 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 qualsiasi cosa. Bastardo. No, ma di... Sempre, faccio sempre sta cosa di premere inventario e sprecare punti preziosi. Perché solo per guardare nell'inventario devi usare punti durante il combattimento. È molto punitivo come sistema. Cioè, per l'epoca intendo. Ti obbliga a pensare ogni mossa. Ricarichiamo. Niente? Vediamo le altre due stanze. Lì c'è un armadietto, lo vedo già da qua. Andiamo subito lì, che mi interessa molto quell'armadietto. Magari dentro c'è un'armatura. Non possiamo continuare con la cosa del vault tutto il tempo. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci protegga da morsetti e minchiatine varie. Ian che se la prende comoda. Adesso usi fuga di fune e poi fune di fuga e puoi scappare dalla grotta. No, ma che salvare, ma che salvare. Ucciso dalle pantegane. You die di Dark Souls. Allora, cosa abbiamo qui? Una corda e un'armatura, signori! Yeah! Allora, subito. Armatura ovviamente ispirata a Mad Max. Ta-tan! E tutti i miei punti azione salgono. Aia. Vedete, mi ha appena morso ma non mi ha fatto niente. L'armatura già fa i suoi effetti. Dai, Ian. Uccidiamo tutti quelli che restano. Lui un po' di danno me lo sta facendo. 3 punti per l'esattezza. Fa tutto il figo lui, sempre il colpo finale deve dare. Se la tira, mi dà un fastidio. Un po' di umiltà, signor Ian. Ci sono persone che hanno fatto la guerra di YouTube qui. Reduci della seconda apocalypse mondiale. Gente che ha combattuto insieme a PewDiePie. E lei sta qui a vantarsi della sua pistolina. Che tanto lo sanno tutti che non importa come la si usa, ma quanto è grossa. E per il momento ce l'abbiamo uguale, ma tra poco non sarà più così. Questo computer mi può dire qualcosa? No. Là ci sono munizioni, ce servono. Mi ha preso. Volevi!
Bella, prenditela comoda dall'altro lato del mondo proprio. Vieni dall'Europa proprio, ti prendi il traghetto. Tanto i topi mi mordono. Occupati del topo dietro di te, che di questi ci penso io. Hai mancato un topo. Hai mancato un topo. Ma fai schifo. Gente che ha combattuto contro i fan estremisti di One Piece. Buona cena, Giovi. Fuori due. Manca l'ultimo, dai. L'ultimo abbiamo finito. Perfetto. Vediamo se riesco a curarmi. No. Usiamo uno steampunk. Vabbè, dai, uno ci sta. E torniamo sotto. Ultimo livello. Quale cose per primi livelli si fanno dure. Per i primi livelli, ripeto, per lo standard. Ah, ma visto, speravo di farla franca. Mancato. Ma mo ci pensa Ian che fa il figo. Questo mi sa che è il topo madre. Morto. Non sono la tua mamma, topo. Che razza di americano sei che non riesci a sparare? Appunto, è perché non siamo in una scuola. Se fossimo in una scuola sarebbe più a suo agio, insomma, nel suo ambiente. Ehi, mi ha preso giusto un attimo prima che riuscissi a... Su di te non spreco proiettili, ma coltellate. La topa. Dissing. Allora. Dinamite, anzi dinamite, e due bombe a mano che non userò mai, le venderò, credo. Però, caso mai volessimo, ci sono. E adesso ci sono le armi grosse. Luzi. Ah. Mi ha visto. Ian, a questo ci penso io. Mancato due volte. Bene. E mo tutti i topi del mondo stanno venendo qua. L'invasione dei topi mutanti. Arrivano quelle grosse. Le tope grosse. E tutti i topi proprio, tutti. La festa dei topi. Topolinia. Cazzo, attento Ian. Non vorrei che mi muore. Quanta vita c'ha? Fuori. Volevi prendere il bastone. Crepa. Preso. E allora. E beh, niente, occupiamoci degli ultimi topi giganti lì. Poi ce ne andiamo di là e poi qui. E poi controlliamo il computer. Rimangono 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 topi. Insomma, si fa lunga.
Però è l'ultimo scontro che facciamo per questa live, per questo livello, diciamo, Shady Sands, perché poi ce ne andiamo dai Khans e la risolveremo diplomaticamente. Crepa, topo di merda. Ma Ian, tu con calma, mi raccomando, non è che c'è fretta, no? Bravo, spreca punti azioni per camminare, mi raccomando. Io uso uno steampunk, se non ti dispiace. È morta schiattata. Io ho visto tutto. Come una catapulta. Bene, aia. Aia. Bravo, Ian. Falli secchi. E tutti vengono da me lo stesso. Abbiamo finito? Munizioni. Senti, crepa. Oh. Coltello alla mano, sempre. C'è un topone. Detta così, ok, può essere ambigua. Ian, aiutami un po'. Che tutto il danno me lo sto prendendo io. Scusami. È stato uno zingaro. Ian, perdona, io no. A Ian sta il compito di perdonare, a me ad mandarceli. Morte Putin. Putin bianca. Che Putin bianca potrebbe essere il nome di un agente del KGB. Allora, quanti topi mancano? Mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 topi. 7 topi. Di cui uno grosso. Mia squeak. Bravo Ian. Bravissimo. Mi sa che devo usare un altro steampunk. Oh. Purtroppo a questi livelli ancora siamo... Cazzo. Pensaci tu. Io mi allontano. Bene. Prossimo. Ovviamente mi ha visto. Mancano 5 topi. Compreso quello grosso. Se Ian si sbriga, magari riusciamo a fare qualcosa. È stata una pantezingara. Non ne mancano tanti. Ma che c'ho sparato a un topo? Dai, che spreco. Oh, loot. Qua c'è una finestrella, un armadietto. Munizioni. Insomma, dai, ci siamo arricchiti. Dovrebbe essere l'ultimo topo o gli ultimi due. Gli ultimi due.
Nah. E allora che? Ce ne possiamo già andare o devo controllare il computer? Mi sa che prima devo controllare il computer e la porta coperta da di... A pugni! A pugni, uccidili a pugni! Ian, come sempre, esibizionista. Science! Direi che ce ne possiamo andare. Perché a sto punto non c'è più... niente che possiamo fare. Niente, andiamocene. Vault 15, signori miei. Completamente esplorato e lootato per bene. Mo ce ne torniamo a Shady Sands, vendiamo un pochino di code degli scorpioni, ci svuotiamo un pochino con Ian. Sì, lo so, mi sono dimenticato, però non so come cambiarlo adesso il titolo del gioco. Non ho idea. Volevo tanto giocare a Fallout. Torniamo a Shady Sands. Prova con set game. Direi di no. Andiamo a vendere ste cose. Allora, me le ha presi tutti o solo uno? Ah, uno alla volta, proprio lento. Me li devi prendere tutti. Ma ovviamente non posso fare niente. Vabbè. Ian, vieni qui. Mi devi dare subito tutto quello che hai. Dammi... zitto, non fare storie. Dammi tutti i tuoi soldi. Dammi le tue code di scorpione. Quanto vuoi? 15? Si è abbassato il prezzo, che c'è l'inflazione. Come sei avaro. Ma ho esaurito i tappi, fammi capire. Vedete quanto è poco conveniente questo sistema? In Fallout 2, giustamente hanno pensato, forse la gente utilizza i propri compagni come muli da soma, e quindi sarebbe bene... Signora, si deve levare. Devo passare. It's you and me, Morte Bianca! It's you and me! Ah, che è successo? Me l'hai data veramente la lancia? Ok. Anzi, ci mettiamo le armi al massimo proprio, guarda. Mitragliatrice Uzi. Lancia e... e giacca di pelle.
Seth, non è che vieni con noi? Visto che te la vuoi sposare? Allora, Raiders. Ah, forse è meglio se stiamo disarmati perché questi sono particolari. Sto cercando una mia amica. Ah, ok. Ma proprio ah, ok. Scritto ah, ok. Non so se mi sono spiegato bene. Ora devo stare attento perché c'era uno che si offendeva. E dove sei stato a prendere queste risorse, caro amico? Shady Sands e Junktown. Ah, quelli di Shady Sands sono felici di condividere le loro cose con noi. E Junktown è un po' più a sud. Hanno molte donne belle. Ok. Le descrizioni quelle belle. Ho visto una donna. Sto cercando una donna di nome Tandy, l'hai vista? Sì, è una di quelle donne di Shady Sands. Oh, l'unica donna del campo che diamo a lei e lei sa tutto. Cioè, è veramente incredibile. Va bene, usciamo perché questa è gente che si incazza facile. E andiamo a vedere. Andiamo a comandare. Parliamo con Donald Trump. What do you want, Morte Bianca? Devo liberare quella ragazza. Oppure sono venuto qui a negoziare il rilascio di Tandy. And what do you offer for a release, Morte Bianca? I only do the best sales in history of mankind. It's a promise. Allora, posso minacciarlo? Io rappresento una minaccia che tu nemmeno puoi capire. Tu vuoi davvero rischiare la mia ira? La nostra ira? Oppure posso dargli qualcosa di uguale valore? Sarebbe bello per la tua anima eterna. Oppure posso combattere uno contro uno. Minacciamolo che è meglio. Per qualche ragione ti credo. Potrai prendere la ragazza, ma non tornare qui a meno che non cerchi la mia furia. Va bene. Vedete come la scritta è rossa quando sono nervosi? L'andiamocene di qui e basta. Colui che salvò Tandy. Andiamo a Shady Sands. Col trattore in tangenziale. Andiamo a Shady Sands. E siamo saliti di livello. A proposito. Mi pareva che si poteva sistemare il pozzo, tipo. No? No, niente. Ricordavo male. Va bene. Andiamo a prendere la nostra meritata ricompensa. Ah, il livello. Il livello. Possiamo prendere awareness, informazioni quando fai examine, presenza. È tipo aumenta il carisma al primo incontro.
Quick Pockets. Smooth Talker. Oppure Swift Learner. Direi Smooth Talker. L'eloquenza è importante in Fallout. Tutto sulle armi piccole, tutto. Tutto, tutto, tutto. 92, benissimo. Mo siamo fortissimi. Andiamo a ricevere i ringraziamenti ufficiali. Tante belle cose. Grazie, grazie. Until we meet again, my friend. May the water you find in the desert not shine at you in the dark. Che l'acqua che incontri nel deserto non brilli mentre è notte. Ok, annuisco e mi ritiro lentamente. Molto lentamente. Mo devo parlare con tua figlia, giusto per vedere che cazzo ha da dire. Dove sta? Qualcuno l'ha più vista? Forse è visibile solo di giorno? Non mi ricordo. Strano. Beh, ho trasformato un villaggetto di merda in una superpotenza praticamente, perché gli ho insegnato come triplicare la loro produzione di cibo, come difendere. Gli ho praticamente per il momento insegnato una bella lezione ai Riders, anche se mi occuperò meglio di loro dopo. Che tema usi per YouTube? In che senso? Ah, Morte, ho una piccola domanda. Come mai il blob conosceva i passati dei personaggi? Perché è diventato senziente nel frattempo e si è giustamente informato. Dato che assimila menti e organismi, assimila anche le loro conoscenze. Eccola qua, lo sapevo. Ferma! Dove cazzo stai andando? Tutto, tutto, qualsiasi cosa. Well, thanks for talking. We don't get many strangers here, so it's always good to talk to new people. See ya. Ah, bianco nero. Beh, penso bianco, cioè bianco, presumo. Pare bianco. Se ho capito bene di che parli. Ok. Abbiamo completato tutte le missioni della prima città. E anche del Vault 15 e del Vault... Cioè, no, del Vault 101 no, ci torneremo dopo. Però, adesso, Junktown! Abbiamo incontrato qualcosa! Uno scorpione radioattivo, puttana Eva! Sono armato? No, completamente disarmato. Pensaci tu, Ian. Prendere la coda. Sono pieno. Porca miseria. Mi ha avvelenato? No. Vabbè, lasciamolo qui, dai. Ciao Morte Bianca, finalmente posso beccarti in una live. Hai fatto appena in tempo perché siamo quasi alla fine. Faccio giusto l'introduzione di Junktown. Ehi, farei meglio a togliere quella cosa. Junktown è un posto amichevole e vogliamo mantenerlo in quel modo.
Qual è la vostra legge riguardo le armi? Bella domanda. Nessun'arma può essere tirata fuori a meno che non sia in autodifesa. E se inizi una battaglia, la colpa è tua. A parte quello, puoi fare quello che vuoi armato. Però non tirare fuori l'arma o il coltello senza, a meno che non ci sia una causa. Buona giornata. Junktown, secondo villaggio. Villaggio costruito interamente sulla base di uno sfasciacarrozze. Di macchine. Salviamo, ovviamente. Save me. Ciao. Allora, direi che... Allora, siamo al livello 6000 e dobbiamo arrivare a 10.000 per passare al prossimo livello, cioè livello 5. 10.000 punti esperienza. I prossimi punti io direi di metterli tutti su... Direi di metterli tutti su riparazioni, credo. Baratto quanto c'ho? Baratto 59, bassino. Allora facciamo baratto e riparazione, ecco, i prossimi li metteremo lì. E niente, da quanto siamo in live? Questa live, 1 ora e mezza, poi c'è da contare tutti i 20 minuti prima. Anche perché dovrei mangiare, si è fatto tardi anche per me. Ho iniziato questa live molto presto, abbiamo avuto dei problemini. Exit game, yes. Dove cazzo state, ragazzi? Eccovi qua. Va bene. Bella questa cosa, te rabbiano se ti trovano con l'arma in mano. Qua non hanno delle leggi. Non ho capito una cosa, Morte Bianca. I tuoi personaggi che capacità distruttiva hanno? Dipende dal personaggio. Il personaggio che ce l'ha più alta sicuramente è l'uomo quantistico. Non farci aspettare troppo per la prossima live, mi raccomando. No, non preoccupatevi, ragazzi. Io vi garantisco almeno una live al mese. Almeno. Ho deciso che... Allora, parliamo ancora un po', giusto? Allora, quanti video faccio in questo momento al mese? Io faccio 2 creepypasta al mese, una recensione di film, serie TV, una recensione di anime e manga, e sono 4 video, una recensione di videogiochi, e sono 5, una recensione di... una lezione di filosofia, e sono 6, poi ci sono 2 video extra per arrivare a 8 video al mese, cioè 2 video a settimana. Che è molto di più di quello che lo youtuber medio fa, insomma. Questi 2 video sono per il momento ad argomenti liberi, diciamo così. Infatti il prossimo parlerà dei miei gusti musicali, per esempio. No, scusatemi, volevo dire, il prossimo sarà la premiazione del contest. Quello dopo sarà sui miei gusti musicali. Ebbene, ho deciso che adesso uno di questi 2 sarà la live su Twitch. Spero di aver accumulato tanti minuti, spero che vi siate divertiti. Mi dispiace per i primi 20 minuti, mezz'ora, che sono stati di me che muoio su Nier Automata e me che cerco di non far crashare il gioco, però dovevamo imparare come funziona, giusto? Comunque, torneremo su Nier Automata, non vi preoccupate, come il buon Sabaku. Spero che vi siate divertiti, vi mando un grande abbraccio, buona giornata, ricordatevi di chiamare sempre qualcuno, qualche amico, alle prossime live, fate partecipare più gente possibile. Un saluto e questo video tra poco sarà caricato su YouTube. Ciao ciao!